Buonasera e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi ho il piacere di presentarvi questa bellissima fisarmonica Paolo Soprani appena arrivata, un'occasione tenuta veramente molto bene, e per farvela diciamo presentare, dato che io non posso saper suonare tutti gli strumenti musicali, ho chiamato il mio amico Marco, che oltre a essere un ottimo strumentista è anche un tecnico, quindi specializzato, che può sentire anche eventuali difetti che potrebbe presentare lo strumento. Marco, ti lascio la parola, fai un po' sentire il suono e spiego un attimo quanti registri ha, in modo che i nostri diciamo clienti possano capire, insomma. Ok, grazie Simone. Buongiorno a tutti. Allora, questa fisarmonica è una fisarmonica con 3 voci al canto per quanto riguarda la mano destra e 5 voci per quanto riguarda la mano sinistra. I timbri che noi adesso andiamo a selezionare comportano una voce singola, doppia, tripla, musette in seconda, bassa e alta, per cui è una fisarmonica veramente professionale con cui si può suonare qualsiasi genere. Fisarmonica 7 cassotto, per cui anche 120 bassi, ma leggera e molto maneggevole. Partiamo con la voce bassa, molto bella. Abbiamo una voce in seconda, anzi no, il piccolo, la voce in seconda, quello che possiamo dire bandoneon, perciò per chi vuole suonare i tanghi. Master, tutte e tre le voci aperte, perciò una bassa e 2 medie. In seconda con le 2 voci medie, con il leggero tremolio brillante del musette. Gli ultimi 2 sono per comodità ripetizione del primo e del secondo, perciò di nuovo voce bassa e voce media. Per quanto riguarda i bassi abbiamo 2 selettori, uno il master con tutte e 5 le voci che suonano e poi il selettore ne elimina 2 e sentite il suono senza la grave, senza la media, soltanto con diciamo la seconda voce e il piccolo su, per cui si può fare anche solismo, perché la voce lo può portare. La fisarmonica si presenta bene, non ha nessuna perdita, è veramente a posto, è pronta per essere suonata. Grazie.
Benissimo, il bello della diretta, vogliamo fare un video, suona il telefono, io devo scappare, ma questo è proprio il bello della diretta perché cerchiamo veramente sempre di farvi vedere le cose per come sono. Ringraziamo Marco per averci provato lo strumento e penso che sia stato un video molto interessante, anche perché io non sono molto esperto in fisarmonica ed è sempre un piacere ascoltare tutte queste cose. E vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube per condividere il massimo i nostri video, mettere un mi piace e venirci a trovare in negozio dove potrete provare questa bellissima fisarmonica e magari portarla a casa. Grazie e a presto. Ciao!